Salve a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale, come state? Se invece ancora non mi conoscete, il mio nome è Giuseppe, ho 47 anni e sono in alimentazione, non una dieta chetogenica, dal 15 luglio dell'anno 2018. Qui puoi vedere il percorso che mi ha portato a intraprendere questo stile alimentare. Oggi vi presento un'altra ricettina sfiziosa in chiave natalizia. Continuiamo con i dolci natalizi ancora per poco. Vi presento i mostaccioli pugliesi. Li abbiamo anche qui in Campania, solo che noi li facciamo con l'acqua e il pisto, un insieme di spezie, chiodi di garofano, cannella. Invece la ricetta che vi presento oggi è quella pugliese. Introduciamo Loredana. Ciao a tutti, mi chiamo Loredana e sono una grande appassionata di cucina e anche di pasticceria. Giuseppe mi ha chiesto di aiutarlo nella preparazione di una ricetta tipica e in questo caso abbiamo scelto i mostaccioli pugliesi in onore di tutti i pugliesi del gruppo. Questi, a differenza di altre versioni, hanno una particolarità, quella di essere impastati con del vino cotto, che nella versione originale non è altro che del mosto messo a bollire con dello zucchero per tante ore, ma per la chetogenica questo non andava bene, ma siamo riusciti a trovare una validissima alternativa. E adesso lascio con piacere la parola a Giuseppe che vi illustrerà tutta la ricetta. Vi aspettiamo nei commenti con le vostre opinioni. Bene, ora vediamo subito come ho fatto su indicazioni della Loredana questi mostaccioli pugliesi con il vino cotto. Prepariamo il vino, 125 ml di un vino asprino, non dolce. Mi raccomando, prendete l'asprino, 50 g di eritritolo, ma la dose a piacere, lo sapete. E mettiamolo su una fiamma bassissima. A cuocere per così dire per almeno 15 minuti. Ecco, inseriamo anche l'eritritolo. La fiamma ve la faccio vedere, bassissima. Iniziamo la nostra preparazione dei mostaccioli. 50 g di fibra di avena, 50 g di eritritolo, 50 g di farina di mandorle, l'onnipresente farina di mandorle nelle preparazioni dolci, 10 g di gomma di xantano, questa serve, la potete trovare sul mio shop Amazon, ce ne sono di due tre tipi, un po' di cannella a piacere, se avete anche spezie come chiodi di garofano insieme usatele. Mezzo cucchiaino di lievito in polvere per dolci, se siete intolleranti potete anche ometterlo. E ci sarebbero anche le bucce di arancia, verranno dopo, il cacao, ecco il cacao, sono 10 grammi di cacao amaro, mi raccomando non zuccherato. E ora diamo una bella mescolata, ho dimenticato le bucce di arancia grattugiata, mettetele perché faranno veramente la differenza. Adesso arrivano, l'ho dimenticato in fase di preparazione, l'ho messa dopo, ma voi mettetele tutte insieme e poi ecco, date una bella mescolata a questi ingredienti secchi. Quindi dopo aver messo anche il cacao e la buccia di arancia, mescolate per bene. Ora è la volta di aggiungere 10 grammi di olio di oliva. Chiedo scusa, questo è il vino, 60 grammi di vino, ecco. 10 grammi di olio di oliva, dai 125, insomma, con l'evaporazione durante la cottura ce la fate giusto giusto, insomma, 60 grammi di vino cotto. Volendo adesso che mettiamo l'acqua, 50 grammi di acqua, se volete evitare di mettere l'acqua, quindi volete mettere, insomma, un 100-120 ml di vino, mettete più vino a cuocere. Non ne mettete più di 120, ovviamente, perché altrimenti l'impasto risulterà troppo liquido, troppo morbido. Vedete, deve essere sabbioso. Continuate a impastare avendo cura di, insomma, ecco come faccio io con le mani, prendere quanto più impasto potete nelle vostre dita. Non vi preoccupate che l'impasto incomincerà a compattarsi e come vi dico sempre, quando si stacca dalle pareti del recipiente è pronto. Quindi usate queste dosi e se non volete mettere l'acqua, insomma, aggiungete un 50-60 grammi di vino. Quindi dovete poi aumentare la dose che mettete
cuocere. E ecco, vedete, il panetto ha preso forma. Lasciamolo per almeno un paio d'ore in frigorifero in modo che tutti i sapori si amalgamano tra di loro con la pellicola. Ecco, qui ho usato la fibra di bambù, non è stato necessario, non sarebbe stato necessario, insomma, io l'ho fatto per un'eccessiva sicurezza. La trovate anche quella sul mio negozio Amazon, ma vi ripeto, potete anche evitare, il panetto non è attaccaticcio, quindi si stende tranquillamente, non si attacca al mattarello, ecco come potete vedere, quindi se non avete la fibra di bambù lasciate tranquillamente perdere. Lo spessore deve essere 1 cm, i biscotti devono essere spessi, questi sono i tipici biscotti mostaccioli, sono spessi, quindi ecco come vedete non la stendete troppo sottile, 1 cm va bene. Fate i tagli, se avete un tagliapasta di forma romboidale, ecco vi faccio vedere lo spessore, e poi ovviamente le ho dovute aggiustare anche con le mani, insomma i tagli non erano perfetti. Quindi se avete quell'attrezzo usatelo tranquillamente. Ritaglia, ecco, qui ho fatto un altro trucchetto, l'ho messo sopra alla pasta per crearle quasi uguali. Se avete l'attrezzo verranno tutti uguali. Ora li mettiamo sulla teglia dal forno, sulla leccarda, e fate attenzione perché non devono diventare duri, devono cuocere poco. Io ho un forno statico a gas, quindi nel mio caso 8 minuti sono stati più che sufficienti. I biscotti devono rimanere morbidi all'interno, quindi dateci un occhio, 180 gradi. Ora invece è la volta della colatura. Ho sciolto 125 grammi di cioccolato fondente, 95%. Non ho messo niente, come vi dirò dopo, potete aggiungere eritritolo in polvere, latte, panna per stemperare l'amaro di una tale percentuale di cioccolato. Li potete conservare tranquillamente all'aperto. Ed eccoci qui, il nostro rituale dopo la preparazione della ricetta, i nostri mini mostaccioli. Ovviamente per averli più grandi, ecco, faccio vedere nella mia mano, i classici sono il doppio, quindi raddoppiate le dosi. Ecco, veramente difficile lasciarlo. Ma voi che siete il mio supporto, venite prima. È veramente buono. Devo dire la verità che la conversione è venuta veramente bene. Si sente la farina di mandorle? No. Si avverte la cannella che abbiamo messo, la buccia d'arancia, poi la copertura al cioccolato 95% si sente. Quindi come vi ho detto durante la preparazione, potete mettere un goccio di panna, un po' di latte di mandorla, zero zuccheri. Potete mettere l'eritritolo in polvere, il vostro dolcificante preferito, la stevia, quello che sia, la truvia. In modo da abbassare il sapore amaro del cioccolato con questa alta percentuale di cacao. Ma devo dire la verità che sono venuti veramente bene. Ne ho mangiati di mostaccioli in passato e questi sono molto simili agli originali. Parlo dei napoletani, insomma. Il sapore del pisto, delle spezie aromatiche si sente, prevale. E anche qui, con la buccia d'arancia e la cannella, si sente decisamente. La farina di mandorle non si avverte per niente. I carboidrati, quando li posso mangiare? E ovviamente il periodo è quello che è, il periodo natalizio, quindi li mangiate durante il periodo natalizio, insomma, quando li potete mangiare? Guardate le vostre macro, insomma, al mattino, magari al posto dei biscotti, o durante il cenone, Capodanno, il 24, il 25, insomma, sono dolci che si fanno in questa occasione, quindi certamente non li mangeremo durante il periodo dell'anno. Poi, se li volete fare, non è detto li dovete fare per forza a Natale, fateli anche in altri periodi dell'anno, però fate attenzione. Il vino, discorso del vino: prendete un vino da tavola non zuccherato e metteteci, come vi ho fatto vedere, poi l'eritritolo. In questo modo siete sicuri che i carboidrati dal vino sono bassi. Non prendete un vino dolce, ecco, prendete un vino asprino, aspro, in cui non c'è zuccheri aggiunti. E con l'eritritolo, insomma, dovreste andare bene con i carboidrati. Non vi posso dire quanti ne contiene perché ogni vino è a sé. Quindi fate un po' di ricerche voi su Google e prendete un vino da tavola, insomma, asprino, ecco, in cui non c'è zucchero. Poi con l'eritritolo all'interno
lo rendete dolce. E devo dire la verità che è venuta veramente bene. Cioccolata di copertura, prendete un 95%, un 99%, e poi, come vi ho detto, mettete insomma un po' di latte, panna, dolcificante per abbassare l'amaro del cioccolato con la fondente 95%. La farina di mandorle, nella mia vetrina Amazon ce n'è una che ha 5 grammi di carboidrati per 100, ne abbiamo utilizzati 50, insomma sono venuti 12 mostaccioli, quindi praticamente i carboidrati sono veramente irrisori in ogni biscotto. La prossima settimana dovrebbe uscire un'altra ricettina, la sto ancora sperimentando, ho dovuto trovare un altro tipo di dolcificante, insomma poi ve ne parlerò se riuscirò a trovare, a farla venire questa ricetta natalizia dolce nel prossimo video. Iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, vorrei arrivare quanto prima a 10.000 iscritti, ho bisogno del vostro supporto che è la mia forza. E niente, nei commenti scrivetemi, lo sapete, vi rispondo. Grazie, grazie di aver visto il video, alla prossima, ciao!